Più di 50.000 chilometri per un totale di 1.500 servizi ogni anno. Sono questi i numeri dell'impegno dei 30 volontari dell'OFTAL, opera federativa trasporto ammalati a Lourdes, sul territorio alessandrino attraverso il progetto Accompagnare. Un servizio che ora può contare su un nuovo mezzo appositamente attrezzato, che è stato possibile acquisire col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Noi abbiamo un bando proprio dedicato, nessuno escluso, dedicato ai meno fortunati, o meglio, dedicato a chi aiuta i meno fortunati, perché la Fondazione è orgogliosa di contribuire a queste iniziative che non sono della Fondazione, sono dell'OFTAL e di tante altre associazioni che si occupano degli ultimi, che si occupano degli esclusi, e quindi la Fondazione dà a queste associazioni che fanno quest'opera meritoria il suo sostegno, come è dovere fare per una fondazione bancaria. Presidente Serra, ancora una volta OFTAL sul territorio attraverso un progetto Accompagnare che traduce il vostro impegno a sostegno delle persone anziane, malate, di chi è meno abbiente. Sì, noi abbiamo partecipato a questo bando che ha fatto la Fondazione Cassa del Risparmio per avere un mezzo nuovo perché quello che noi avevamo era ormai obsoleto. Quindi abbiamo dovuto acquistarne uno nuovo per portare le persone che hanno bisogno di essere trasportate da qualche parte. Per questo abbiamo anche attrezzato il mezzo con un sollevatore, così abbiamo la possibilità di portare tutte le persone che hanno veramente bisogno e che chiaramente hanno dei problemi sia economici che quello del movimento. Tutti i nostri servizi sono gratuiti. Gli autisti sono volontari, gli autisti e gli accompagnatori, perché noi non abbiamo solo l'autista, ma abbiamo anche un accompagnatore se necessario per accompagnare queste persone dove hanno desiderio di essere accompagnate.